Al giorno d'oggi YouTube costituisce una delle principali forme di informazione, aggiornamento, ragionamento scientifico o anche semplice curiosità. Offre infatti una così vasta gamma di canali che trattano gli argomenti più disparati che c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Bene, oggi ho voluto fare un video un po' più chiacchiericcio e parlarvi dei 5 canali che non trattano di finanza ma che seguo con molta passione. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Bentornati, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi alleggeriamo i toni e parliamo di 5 canali di cui sono un ammiratore e fedele seguace. Fin da piccolo sono sempre stato affascinato dall'astronomia e dai misteri dell'universo. Fino a qualche anno fa avevo anche un telescopio da battaglia della Celestial col quale mi mettevo in giardino a scrutare il cielo irlandese e guardare la luna e le costellazioni. Per questo motivo mi oriento molto sui canali che trattano questo argomento e quindi per primo canale non potevo non menzionare e parlarvi di Amedeo Balbi. Per chi non lo conoscesse, Balbi è un professore di astronomia e astrofisica presso l'Università di Tor Vergata. È autore di diversi articoli scientifici e collabora con molteplici quotidiani e riviste, fra le quali La Repubblica, La Stampa, Le Scienze o Wired. Il suo canale conta ben 222.000 iscritti, fra i quali ovviamente ci sono anch'io, e propone settimanalmente approfondimenti scientifici sull'universo e sui suoi misteri affascinanti. Affascinante la semplicità anche con la quale pone a chi ascolta argomenti estremamente complessi relativi all'astronomia, fisica, astrofisica e tutto quello che è correlato. È un canale per gli appassionati ma anche per chi vuole accrescere la propria cultura personale su un argomento tanto affascinante quanto complesso. Per il secondo canale rimaniamo sempre in tema astronomia e ci spostiamo verso il canale di Link for Universe, canale di Adrian Fartrade. Adrian nasce a Bacau in Romania e si trasferisce in Italia all'età di 15 anni dove studia informatica alle superiori e in seguito si laurea in storia e filosofia a Siena con un percorso di studi focalizzato su scienza, astronomia ed esplorazione spaziale. Il suo canale conta al momento 435.000 iscritti, tra cui anche io, e si occupa di divulgazione scientifica raccontando, come afferma egli stesso nel suo blog, le più emozionanti scoperte in campo astronomico allo scopo di far appassionare alla conoscenza anche i più restii. La cosa che mi affascina di questo canale, oltre alla qualità degli argomenti trattati, è la passione che ci mette. Il suo disquisire è sempre colloquiale come se si parlasse a un amico, ma allo stesso tempo con una passione disarmante, quasi accorata affinché tutti noi possiamo cogliere gli aspetti fondamentali comprendendo appieno quello che ci viene spiegato. Il terzo canale invece l'ho scoperto quando vivevo in Irlanda, infatti è l'unico canale in lingua inglese di questa serie e si chiama Geography Now. Di cosa parla? Beh, il titolo lo dice. Essenzialmente di geografia, di ogni singola nazione presente sulla Terra. Il canale nasce in America nel 2014 a cura di Paul Barbato, che ha origini italiane per la cronaca e ha lo scopo di divulgare conoscenze geografiche sulle nazioni del mondo e tentare di colmare le lacune, a detta dello stesso Paul, piuttosto evidenti nella popolazione americana. I video raccontano in modo veloce e irriverente non solo la geografia nel luogo, ma anche la storia, analizzando i tratti demografici, religiosi, culturali della nazione, nonché delle relazioni politiche e influenze culturali con le nazioni confinanti. Il canale oggi conta 2.940.000 iscritti, ha un team di circa 12 persone dedicate alla produzione dei video e ha istituito la tradizione del 1 aprile, giorno in cui vengono pubblicati video su nazioni inventate. La cosa che mi appassiona di Barb, così come si definisce lui nei suoi video, è la spettacolare vena ironica che utilizza sempre nei suoi video e nella stesura degli script. Una grafica accurata e delle animazioni che sono sempre gradevolissime ed anche i più ostici nell'apprezzare la geografia possono trovare interesse in questo canale. Come sapete io mi occupavo di nutrizione, vero? Ebbene, un altro canale che seguo si chiama Domande al nutrizionista Very Food, ideato per l'appunto dal nutrizionista Stefano Vendrame. E con 135.000 iscritti all'attivo, il canale ha lo scopo di divulgare le sue conoscenze nel campo della nutrizione in modo semplice ed esaustivo. Il ricercatore Fulbright Scholar della University of Maine negli Stati Uniti d'America, i suoi video sono pensati infatti per un pubblico molto vasto, il più vasto possibile, che non ha alcuna formazione scientifica. Vendrame cura anche un blog che potete trovare all'indirizzo spaziosfera.com, dove potete trovare interessantissimi articoli sull'alimentazione. I video sono partiti tantissimi anni fa, abbozzati con grafica non troppo facile da seguire, ma si sono evoluti in maniera veramente eccezionale ed impressionante. Adesso i video sono curatissimi, non durano mai meno di una ventina o anche 30 minuti a testa, con approfondimenti veramente importanti, supportati sempre
da studi scientifici e mai da fake news o bazzecole, e per cui mai relegati alla semplice informazione da battaglia fatte da informazioni reperite di terza mano. Quello che adoro del canale è la completezza delle informazioni date in pasto, per usare un gioco di parole, in maniera semplice all'ascoltatore e senza mezzi termini o fronzoli, senza tagliare niente per rendere il video più apprezzato all'algoritmo di YouTube, ma sempre guardando l'importanza dell'informazione scientifica. Infine, ultimo canale, Project Invictus, un canale che non parla di alimentazione ma che va di pari passo con quest'ultima, come dicevano i latini, mens sana in corpore sano. Project Invictus è un canale infatti con 366.000 iscritti, dedicato principalmente all'allenamento fisico e molto più specificatamente al bodybuilding, che pubblica 2 o 3 video a settimana tra tutorial, programmi di allenamento, esercizi, trazioni, panca piana, calisthenics, crossfit, kettlebell, diete e alimentazione. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Un programma che ho studiato molte volte quando appunto mi occupavo di nutrizione, anche tramite questo libro, Project Nutrition, che mi è stato regalato da un caro amico, grazie mille Teo, con il quale sono venuto a conoscenza appunto di questa community fondata da Andrea Biasci, molto più noto del progetto per la sua presenza sul canale, che ha creato un team affiatato e competente. La cosa che mi affascina di questo progetto è che vengono anche menzionati sul sito di Project Invictus, proprio da Andrea Biasci, è quello che si vuole rendere comprensibili concetti complessi, cercando di divulgare le evidenze scientifiche che oggi sono purtroppo bistrattate. Purtroppo al giorno d'oggi essere scientifici è un termine abusato, tutti lo dicono, anche chi divulga le fake news. Per cui orientarsi allo sport del bodybuilding adottando il metodo scientifico è veramente una grande prova di passione per questo team. Fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie scelte. Ci sono tantissimi canali lì fuori molto interessanti e che magari anch'io seguo, ma per ovvi motivi di tempo non li ho menzionati. Ma lo puoi fare tu, qui sotto nei commenti. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo come sempre di supportarmi, veramente con pochissimo. Basta lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per la mia soddisfazione personale, per far crescere la piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa veramente il mondo. Poi se sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non possa rischiare di perdere nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che dirti ciao e ci vediamo domani con un nuovissimo video.